Cossiga scrive nel suo libro Fotti il potere che il Presidente del Consiglio, Ministro degli Esteri e degli Interni sono scelti dagli Stati Uniti, quelli dell'Italia. A lui stava bene, ma tutti quelli che si riempiono la bocca di democrazia e di libertà, che cosa ne pensano? Debbono anche dire i partiti che si sono avvicendati alla guida, al governo del nostro paese, quali accordi capestro i nostri governi hanno dovuto subire in questi 70 anni. La base della occupazione militare dell'Italia è ritenuto il fatto che abbiamo perso la guerra. E questo è un punto da chiarire. Siamo stati alleati dopo l'armistizio. Perché allora siamo considerati un esercito, un paese vinto? Perché abbiamo dovuto passare sotto le forche caudine di questi accordi militari, economici, finanziari, subiti dal nostro paese da parte degli Stati Uniti. L'altro elemento che andrebbe visto con forza, ma di cui si parla troppo poco o non se ne parla, è questa occupazione militare che è tuttora in atto nel nostro paese. E l'abbiamo sentita anche da parte dell'amica giapponese e dell'amico tedesco. Noi ospitiamo nel nostro paese 113 basi militari americane. E per mantenerle spendiamo 500 milioni di euro ogni anno. Si fa un gran parlare dei soldi che vengono bruciati dai parlamentari, dalla Presidenza della Repubblica, che sono tanti, troppi e male utilizzati. Ma tuttavia questi 500 milioni di euro sono una fetta rilevante del sacrificio tributario dei lavoratori dipendenti e autonomi del nostro paese. Quando ne parliamo di questi sprechi di 500 milioni di euro? In più, oltre alla presenza di queste 113 basi sul nostro territorio di occupazione militare del nostro paese, ospitiamo più di 90 ordigni nucleari. Bombe nucleari di oltre 10 volte superiori a quelle di Hiroshima e Nagasaki, per le quali la storia ha già chiarito con documenti che si è trattato di bombe inutili, poiché il Giappone era già al tavolo per firmare l'armistizio e accettare la sconfitta militare. Questo tema, quindi, perché non appassiona le centinaia di migliaia di italiani che hanno lavorato contro l'installazione di centrali nucleari a fini energetici nel nostro paese? Il nostro movimento è contrario a questa realizzazione, ma vorremmo sentire anche dagli amici contro le centrali nucleari levarsi la loro voce contro la presenza di questi ordigni, molto meno sicuri e molto più devastanti delle centrali nucleari. Uno studio dice che qualora, ospitando queste basi e partendo da queste basi, eventuale conflitto atomico internazionale, l'esplosione delle bombe che già ci sono nel nostro paese distruggerebbe metà del territorio, distruggerebbe, non ucciderebbe solo le persone. Quindi questo è un tema abbastanza cogente, importante, nel ragionamento, nell'interesse generale.
Sarebbe ora che partisse un movimento più ampio per affrontare questo tema, che gli americani se ne vadano a casa loro, chiudano queste basi, paghino il costo del risanamento ambientale rispetto alle scorie, ai residui, all'uranio impoverito e all'inquinamento dei territori, delle falde, nelle zone in cui vi sono le basi. Ma sarebbe anche ora che si portassero via le loro bombe atomiche, che non attraccassero nei nostri porti i loro sottomarini, le portaerei atomiche. Questo quindi è un tema importante. Tra l'altro, da queste basi, come ricordava anche l'amico tedesco, sono partite le guerre degli Stati Uniti nelle varie parti del mondo. Poi abbiamo l'altro elemento, dal punto di vista economico, che è l'acquisto delle armi americane. Probabilmente è materia che era già in quei famosi trattati segreti, per conoscere i quali non basta il fatto che D'Alema li abbia visti o li abbia rinnovati come ministro degli esteri, dovremmo forse sperare solo in WikiLeaks per vederne la pubblicazione. Ma in questi accordi c'è l'acquisto di armi americane. Quella che desta e ha destato più scandalo è quella degli F-35, i cacciabombardieri. Erano 130, ora pare che per ragioni economiche Monti ne riduca l'acquisto ad un centinaio, non è detto. Ma però questi aerei costano più di 100 milioni di euro l'uno, 100 milioni di euro! E sono cacciabombardieri. Per un paese che ripudia la guerra, cosa ce ne faremo di 100 bombardieri? Quali popoli dobbiamo terrorizzare e massacrare con 130 bombardieri? Poi abbiamo le missioni di pace, che sono missioni di guerra ovviamente. Ma ci hanno abituato con i loro giornali, tutti i partiti del centro-destra-sinistra, a chiamarle missioni di pace. Così come i decreti Strozza Italia li chiamano Salva Italia. E spendiamo quindi tutti questi soldi pubblici che vengono dai contributi, dei tributi, delle tasse che pagano i lavoratori dipendenti e autonomi del nostro paese. Poi spendiamo altri miliardi di euro per la NATO, per le sue operazioni di guerra, le sue manovre militari, le sue trame che non riguardano solo i paesi in cui vi è la guerra, ma riguardano il Centro Africa, altre zone del sud-est asiatico, altre zone dell'estremo oriente, tutte a spese dei contribuenti europei e italiani. E cos'è la NATO? È un organismo militare presieduto, gestito, guidato, utilizzato dagli Stati Uniti per le sue politiche, per le sue scelte di guerra e di terrore nel mondo. È stata costruita, si diceva, per reagire a eventuali attacchi del patto di Varsavia. I documenti storici ci dicono che, tra l'altro, è nata prima la NATO del patto di Varsavia, ma su questo possiamo sorvolare, dato che, tra l'altro, non ci sono più né il patto di Varsavia né l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. E se la NATO è stata costruita contro l'Unione Sovietica e contro il patto di Varsavia, perché resta in piedi di fronte al fatto che il nemico non c'è più? È quindi una ipocrisia. Non è altro che l'accettazione delle scelte politiche, strategiche, globali degli Stati Uniti. Con l'armistizio, i tedeschi, da alleati, si trasformarono in occupanti del nostro paese. E io credo che sbagliò profondamente
chi scelse il ruolo di collaborazionista con gli occupanti tedeschi. Si vedrà in sede storica, si può discuterlo in momenti specifici, non oggi, se quell'accettazione di rapporto di sudditanza ancillare al nazismo, all'occupante tedesco, fu obbligato, fu voluto, era ideologico, non c'erano altre vie di uscita, che dibattito animò quelle forze, ma questo riguarda un'altra sede, quella storica. Qui mi interessa un ragionamento culturale, ed è il seguente. I partigiani, quelli che allora, sostenuti dagli eserciti, dai servizi di Unione Sovietica, Stati Uniti e Inghilterra, operò e diede vita alla lotta partigiana per cacciare gli occupanti tedeschi. Oggi, 25 aprile, in cui si celebra, lasciamo stare la retorica di molte cose, la liberazione dagli occupanti nazisti e dai loro collaborazionisti fascisti, oggi chi è un partigiano, chi ha condiviso quella scelta per la libertà, per la liberazione del nostro paese, per le stesse ragioni patriottiche e di liberazione nazionale, non dovrebbe andare oltre le divisioni che ci furono dal 1918 fino al 1945 nel nostro paese? Che invece, nonostante le aperture, anche quella di ieri di Napolitano, e che allora vi furono da parte di Togliatti e del Partito Comunista per ristabilire l'unità del paese, la pacificazione, nonostante queste parole, invece, ogni giorno noi vediamo i media, i partiti tenere in piedi queste vecchie trincee, queste divisioni di chi è stato culturalmente legato all'esperienza della storia d'Italia, perché l'Italia ha avuto una storia anche dal 18 al 45. Questa questione del buco nero e la luce che riparte il 25 aprile non è il modo serio, culturalmente corretto, nemmeno storicamente corretto, per fare i conti con ciò che è e perché è così oggi il nostro paese. Ma tuttavia, chi 70 anni fa fece l'appello patriottico tutti uniti per liberare l'Italia dagli occupanti tedeschi, non dovrebbe forse oggi fare un uguale appello, tutti uniti per liberare l'Italia dagli occupanti americani? Noi dobbiamo liberarci dalla loro occupazione militare. Anche gli effetti del loro dominio finanziario, economico, politico e culturale sono un disastro. Da dove crediamo che vengano i problemi attuali per il nostro popolo, per le nostre imprese, per le condizioni dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani? Possiamo uscirne facilmente da questa situazione, diventando un popolo sovrano, un popolo che non ha chi comanda sopra di lui. Un popolo sovrano. Via quindi le basi americane dall'Italia, via le loro bombe atomiche, via la NATO che è controllata dagli Stati Uniti, una moneta del popolo, non delle grandi banche e società finanziarie americane, che controllano anche la BCE in Europa. In politica estera e in politica interna noi dobbiamo essere sovrani, non sottostare ai diktat degli interessi degli Stati Uniti d'America, dalle loro holding militari, finanziarie, chimiche,
col loro patrimonio di morte e di distruzione che sono gli OGM, farmaceutiche, delle comunicazioni. Rendiamoci conto com'è strutturato il potere, come si sviluppa questo dominio. E ovviamente lo pagano di più i paesi che sono occupati dagli Stati Uniti. In Italia dobbiamo realizzare che esalti i saperi, la cultura, l'intrapresa, la ricerca scientifica e umanistica. Un'Italia che sia alfiere nel mondo della coesistenza pacifica, di amicizia e di commercio con tutti i popoli del mondo, che non occupino e non opprimano altri popoli. Siamo in pochi oggi a fare questo discorso per la sovranità nazionale, per la liberazione della nostra patria? Anche i partigiani erano pochi, pochissimi. Diventarono molti il 26 aprile. 70 anni dopo, nuove generazioni, nuovi problemi, nuovi pericoli. Tutti patrioti allora, indipendentemente dalle loro ideologie o fedi religiose, o dal loro ceto sociale, si uniscano. Si uniscano per liberare la nostra patria. Si uniscano per conquistare la propria sovranità nazionale. Non c'è un'altra strada per la dignità e per il benessere del nostro popolo. Questo è l'appello che fa a tutti gli italiani per il bene comune.